Ciao a tutti, bentornati su GDG, il giardino di Giulia. La settimana scorsa un'amica è stata in un negozio di erbistica che ha anche il reparto per gli amanti del verde. Ha visto delle piantine di ananas che avevano addirittura già il frutto spuntato. Quando ha visto il prezzo è rimasta un po' perplessa e quindi mi ha chiesto di fare un tutorial per realizzare in casa una piantina di ananas. Vi invito ad andare sul motore di ricerca, scrivere piantina di ananas e vedere a quali prezzi propongono il prodotto. Ecco il motivo per cui vale la pena di farsela da sé. Quindi prendiamo l'ananas, tagliamo la parte del ciuffo, quindi puliamo il ciuffo dell'ananas dalle foglie inferiori. Quindi vedete, l'abbiamo pulito lasciando circa un centimetro senza foglie. A questo punto ci sono due possibilità. La prima è quella di mettere il ciuffo nell'acqua, lasciarlo per almeno 11 giorni e aspettare che dalla base nascano le radici. Vi faccio vedere come. Cioè, semplicemente lo immergiamo, tanto le foglie lo supportano, quindi impediscono il marciume del ciuffo, però vi anticipo già che ci vorranno non meno di 15-20 giorni. Altrimenti c'è il secondo metodo, che è quello che io invece consiglio perché è definitivo e nello spostare la pianta potremo andare a ledere tutto l'apparato radicale, e invece una volta messo a dimora nel terreno è già lì in maniera definitiva, e quindi molto semplicemente andiamo a piantarlo nel terreno e lui qui avrà modo di crescere. Se le foglie del vostro ciuffo di ananas sono brutte, come in questo caso, non vi preoccupate, perché o nascerà una nuova piantina e sarà quella poi la pianta definitiva, oppure ne nasceranno di nuove. Questa è la pianta che abbiamo appena messo a dimora. Questa invece, la mostro volentieri, è una piantina che è nata a settembre dello scorso anno. C'era un ciuffo simile a questo che poi è morto, e questa era piccola piccola e ora invece sta già crescendo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Se avete altri argomenti da propormi, scrivetemelo pure nei commenti, e ci vediamo con il prossimo video su GDG, Giardino di Giulia e Flowery Life.